Ma su, dai, da gennaio che giochiamo così di merda! Cerchiamo di essere onesti! Se no siamo come gli altri! Facciamo i fighi, facciamo il culo alla Juve e al Milan! Quest'anno non ce n'è di fare il culo! Il condottiere è andato via! Ve lo dovete mettere dentro quella cazzo di testa che ci avete! Il condottiere! Quello che ti tira fuori i coglioni! Non pappamolla! L'altra sera quando ha cambiato Martinez ci ha messo 5 minuti! Non sapeva cosa fare, se andare a carezzarlo! No! No! Non funziona così con questa gente! Con i bambini minchia miliardari! La storia dell'Inter lo insegna! Io sono interologo, voi siete interisti! Quindi ascoltate se volete, o se no andate ad ascoltare gli interisti! Quelli che danno le patenti, il carro, il passaporto. Oh! Oh! È da gennaio che giochiamo di merda! Oh! È da gennaio, Inzaghi, dove cazzo sei? Questo qua è il campionato dei tre mediocri. L'unica sorpresa per me negativa è Max Allegri, che io l'avevo messo strafavorito. Ma per il resto, chi va a vincere il campionato forse? Chi sono i coach? Pioli, Spalletti o Inzaghi? Tre che sono stati all'Inter, no? Che hanno fallito miseramente all'Inter. No? Non è vero? Eh? È una squadra di merda il condottiere che è là a Londra, eh? Che poi, ci ha messo 10 settimane, solo 10 domeniche, è rimasto seduto a casa. L'allenatore più caro del mondo, chiedetevi come mai invece gli altri fanno fatica a trovare il posto, lui solo 10 settimane, poi è arrivata una squadra mediocre del calcio inglese, la quarta o la quinta, la sesta forse, in classifica, e l'ha preso e vabbè, lasciamo perdere. Sta venendo fuori tutto quello purtroppo che pensavo a settembre, a fine agosto. Viene fuori tutto. Quelli davvero buoni che ti facevano fare il cambio sia di gioco, sia di mentalità e sia di velocità, li hanno comprati in 5 minuti, ragazzi. In 5 minuti quelli davvero forti ce li hanno portati via. Ma di che cosa state parlando? Hakimi e come cazzo si chiama? Il mio Lucacone. Me li hanno portati via in 5 minuti. E io devo sentire dire anche che Dumfries era meglio di Hakimi. Io devo sentire dire che Dzeko è meglio di Coso, capito? La cosa che mi dà più fastidio, che non sono i tifosotti della mia squadra lo dicono, perché si fanno condizionare da 2 o 3 partite. Ripeto, abbiamo fatto una striscia positiva perché in quel momento lì stavamo tutti bene, tutta la rosa stava bene e avevamo trovato le squadre che in quell'arco di tempo lì erano un po' giù. Questa Inter in questo momento farà fatica a battere la Sampdoria, la Roma, il Venezia, l'Empoli, la Sampdoria, per non parlare delle altre, ok? Queste squadre qua, l'Inter farà fatica a batterle. Un giorno prendiamo la scusa di Martinez, un giorno prendiamo la scusa di Handanovic, un giorno prendiamo la scusa che manca Brozovic, un giorno prendiamo la scusa che manca quell'altro, il difensore centrale. No, non si può andare avanti a prendere scuse. Non è vero. Manca un leader sia in campo che fuori. Purtroppo aveva visto giusto quell'uomo di Lecce, figa. A me mi girano i coglioni perché lui, devo dirlo, perché lui è l'ex capitano della Juventus che ci ha soffiato via uno scudettino con Luis Nazario. Ma ragazzi, ma la verità è questa. È l'unico in questo momento in Italia. Guardate, è stato qua 2 anni. È tornato in Italia 2 anni, ha fatto un secondo posto a un punto dalla Juve. Non lasciamo stare come. Una finale di Coppa UEFA, ha vinto lo scudetto. Ma ci sarà pure un cazzo di motivo. E non è l'anno scorso forse aveva la squadra più forte, la rosa più forte no. La squadra più forte ce l'aveva. La rosa più forte c'era sempre quella di Torino.
credetemi, la sorpresa è quella lì. Però ragazzi, non si può, non si può. È da gennaio che penso le sempre, sto pensando le stesse cose, è da gennaio che dico le stesse cose, è da gennaio, oggi ho detto, adesso era il momento di tirar fuori i coglioni, invece non ce li hanno, non ce li hanno perché qualcuno non gliele fa tirare fuori, gli Zabadei, questa squadra qua è una squadra che può vincere il campionato perché, ripeto, è un campionato fatto di allenatori mediocri, di coach mediocri, che fanno una cazzata dietro l'altra, sia uno sia l'altro che quell'altro, e in più ci metto anche Max Allegri che non ci sta capendo un cazzo, ok? Quindi questo qua è il campionato degli allenatori più mediocri, perché quelli più bravi che sono in Italia erano Max Allegri, ok, è partito male, Conte non c'è più, Ancelotti e Real Madrid, quindi sai, non è che ne restano. E guardate infatti chi c'è in testa, tre mediocri che hanno allenato l'Inter, uno lo sta allenando adesso, gli altri due li hanno allenati 2-3 anni fa, 4 anni fa, no, ci sarà pure un cazzo di motivo, il valore si abbassa e tutte tornano su, come vera la storia di Conte del Villa d'Este. Se tu vai a Villa d'Este con 10 euro non ti fanno vedere, Villa d'Este è quel grandissimo albergo ristorante che c'è a Cernobbio, non ti fanno neanche vedere le forchettine, i coltelli pucciati nell'oro finto, mi capite? Niente, con 10 euro non ti... Ecco, noi cosa vogliamo fare anche in Europa? Ho dovuto sentire qualche interista, ripeto interista, non interologo, dire che possiamo passare il turno. Ma perché? Ma se passi il turno è perché ce la siamo, il Liverpool l'ha venduta. Perché se abbiamo, diciamo, certe cose qua, dobbiamo dirle anche dall'altra parte. Se passiamo il turno è perché il Liverpool la vende. Ma io non ci credo che la vende. Il Liverpool ha una grande possibilità di fare un sacco di soldi e andare avanti. Credetemi. No. Poi abbiamo dei... Pensavo che la vittoria dello scudetto l'anno passato avesse lasciato qualche segno in più tutto il lavoro che ha fatto Conte in questi due anni. Invece devo dire che proprio è vero che l'umano ha sempre bisogno di essere martellato per ottenere il meglio, soprattutto questi ragazzi arcimiliardari. Mi dispiace. Voi pensate che queste cose qua le ho pensate da settembre fino adesso. Infatti, se andate a vedere i miei video di settembre, vi lascio ragazzi, ciao.